my god. Salve. Salve ragazzi, come state? Io sono Briller. Sono Briller. Oggi voglio parlare dell'Italia. Ho appena corso dall'Italia fino a qua in Giappone e ci ho messo una cifra e adesso sono stanco. Ma comunque, quando sono stato in Italia ho visto così tante belle cose che ho deciso di condividerle. Quindi se sei italiano e dici: oh mio Dio, odio l'Italia, voglio andarmene da questo paese, non lo sopporto più, siediti, riposati, prenditi un bel caffè espresso e rilassati, perché adesso sto per cambiare la tua idea dell'Italia, perché ho 99 belle cose dell'Italia. Iniziamo ragazzi. Numero 1 è Valentina Anzi, non dovrei iniziare con lei. Allora, abbiamo la pizza, la pasta, il formaggio, il pecorino, mamma mia che buono. La diversità dell'Italia. La lingua. La diversità della lingua. Galileo Galilei. Leonardo da Vinci. Io do numero 10 ad Alessandro Borghese. Michelangelo. Tutte le donne anziane che escono con un vestito lungo fino alla caviglia si siedono su una panchina e non fanno un cazzo. Tutti quei paesini piccoli e tutti i loro borghi, le strade piccole e romantiche che ci sono. Gli italiani hanno un buon modo di apprezzare le ferie e i giorni di libertà, quindi bravi per questo. Allora, questo video non avrebbe senso se non dicessi anche i gesti, ma scusate, stiamo scherzando. Petaloso. Vedere tutti quei vecchietti al mare con il costume a mutanda, il bidet, i rapporti familiari che ci sono. Gli italiani amano sedersi e chiacchierare e basta, anche per 12 ore dopo un pranzo. Le cornetterie, buone. Cappuccino e cornetto per colazione. Dire per sì, dire per no. Iniziare tutte le domande con la parola ma. La Sicilia. Tutto sembra vecchissimo in Italia. Allora, il kebab non è italiano, però ragazzi, mangiare i panini con quel pane duro. Il famoso romanticismo italiano. Dammi un bacio, dammi un bacetto, grazie. Allora ragazzi, sono 99 cose, quindi magari devo essere anche più dettagliato, quindi perdonatemi, ma inizio ad essere un po' più dettagliato. La pizza margherita, magari con salsiccia, che mi piace tantissimo. La pizza con quello è americano, scusa. La pasta carbonara. Arancini. Prendersi un gelato in un caldo giorno d'estate. Avete l'università molto economica. Le ragazze. La vostra squadra di calcio, che tra l'altro è stata molto bravo nel mondiale quest'anno. Ogni regione dell'Italia ha un cibo particolare, che è sempre buono pure. Ogni regione dell'Italia ha un monumento o una fontana famosa che devi vedere se ci vai. Tutta la storia italiana. Il papà. Dai ragazzi, questa volta è bravo. Le guardie svizzere che ci sono al Vaticano. Però anzi, questo non conta perché tecnicamente il Vaticano non è l'Italia. In Italia ogni 3 luoghi è un bar. Veramente. Non ci sono molte catene di cibo. Il fashion italiano, anche se non ne so molto. La pasta con le vongole. Fabiano Caruana. Lo conoscete? Il nome Massimiliano. Avete solo 2 tipi di soda. Coca-Cola e la Fanta arancione. Mi piace la città di Siena. Non c'è una legge per bere. Anche a 9 anni te lo vendono. Guidare in Italia è sempre uno spettacolo. Gli italiani sono un sacco
emotivi. Non c'è tanta falsità, soprattutto come commessi. Non ti devono dare il sorriso finto tipo ciao, benvenuto. Se stanno passando una giornata pessima, te lo fanno vedere in faccia. Il rapper Galli, Ornella Vanoni, Giorgia, Articolo 31 e Jovanotti. Si cena abbastanza tardi, verso le 9. Mi piace questa cosa. Gli italiani sono viaggiatori, viaggiano un sacco. Quasi tutta l'Italia è sulla costa. La Nutella, le crepe con la Nutella, passeggiare la sera a Roma in centro con tutte le luci gialle, mamma mia che spettacolo. Ci sono parchi ovunque in Italia. Nelle pizzerie tutti mi chiamavano caro. Non lo so, ero tipo grazie, caro. Parlando generalmente, mi piacciono abbastanza alquanto i mezzi. La Barilla. Dove c'è Barilla c'è casa. La Feltrinelli. Non è necessariamente una bella cosa, però quasi tutti i maschi hanno la barba. Capelli esagerati che si vedono anche in Italia. Roma, Venezia, Napoli, Firenze, Sperlonga. Non ci sono mai stato, ma Sardegna mi pare un sacco bello. La Puglia. Anche gli ascensori sono vecchissimi, con quelle due porte che devi chiudere. Gli scritti ovunque sui muri. Alessandra, ti amo. Francesca, sei mia. Ovunque si trovano queste cose. Tutto maschile finisce con una O. Tutto femminile finisce con una A. Il panettone, il pandoro. La Pasqua in Italia. Fare versi a caso tipo oh, oppure il Duomo a Firenze. Bere un caffè dopo un pasto. Tutti i motorini per la strada. I centri sociali. L'accento di un italiano che parla l'inglese mi è sempre stato simpatico. Litigare e strillare con passione. Oh, ma che cazzo stai a dì? Andrea Pirlo. Prendere un aperitivo. E ragazzi, numero 99, mi sembra che è sempre ora di uno spuntino in Italia. Buonissimo. Quindi ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se ti piacciono i miei contenuti. È stato un piacere. E se vediamo in Italia a Roma. Peace.